Bentornati su Fuori Orario, Not Another Podcast. A questo episodio, questo podcast sarà disponibile sia su YouTube che su YouTube Music. Un piccolo passo per l'umanità, grande passo verso la cannibalizzazione da parte del grande fratello Google verso il mercato del podcast. Ma al netto di questa divagazione, cosa è uscito come nuova musica che è assolutamente imperdibile? Che cosa è uscito di nuovo davvero da ascoltare? Partiamo con il nuovo disco dei Black Keys o IO Players, che è veramente un disco secondo me riuscito, dove il duo di Akron, dopo certi dischi che non erano male ma forse non all'altezza del loro nome, riescono a ricreare un buon album che da una parte diverte molto, dall'altra si fa forte della presenza di alcuni super ospiti come Beck, uno dei due fratelli degli Oasis, Gallagher, non mi ricordo, se non è Liam, non lo ricordo, mi interessa a dire la verità, e in più unisce la ricerca sonora che i due avevano già iniziato, inizio carriera, avevano fatto loro della proposta di riattualizzare cover del passato secondo un mood attuale. Succede per dire nella cover di I Forgot to Be Your Lover, che è uno dei punti altissimi di questo disco. Comunque un grande disco che, nonostante sia ben riuscito, non ha portato una gran fortuna ai Black Keys. Perché? Perché i Black Keys avevano, dopo aver suonato alcuni concerti in Europa, avevano in programma di suonare un esteso tour americano tra settembre e ottobre, che è stato clamorosamente cancellato perché da una parte i biglietti costavano troppo e dall'altra le location erano troppo grandi. Risultato? Il 20% dei biglietti era stato venduto e l'80% non era stato venduto. Quindi i due ragazzi si sono scusati e hanno detto no, ritorniamo in una dimensione più intima. Hanno capito il loro sbaglio, o meglio lo sbaglio che probabilmente hanno fatto i loro manager e quant'altro, e quindi chissà se riusciremo anche noi qua in Italia a vedere in una situazione, in una location più piccola rispetto alle ultime volte. Un altro grande disco che assolutamente consiglio a tutti gli amanti del rock più pesante, più post-punk, più hardcore, chiamatelo come volete, è il nuovo disco dei Mets, la band canadese che ha appena pubblicato Up on Gravity Hill, che è un disco eccezionale, che non aggiunge tantissimo alla loro già buonissima discografia, ma che in realtà fa capire una volta in più, ce ne fosse poi bisogno, della grandiosità di questa band, e che quando loro vogliono spaccare, spaccano davvero tutto. Loro sono tra i numeri uno attualmente. Così come i Kings of Leon, che sono tornati dopo una pausa di qualche annetto con il nuovo Can We Please Have Fun, che è un disco eccezionale, che però secondo me stanno ascoltando veramente in pochi, ed è un peccato perché dopo un hype forse esagerato di una quindicina d'anni fa verso questa band è calato un po' come il sipario sulla loro storia, nel senso che non sono più riusciti a raggiungere gli alti posti delle classifiche come è successo per dire con Only by the Night e in generale in quel periodo lì dove loro andavano veramente fortissimi. È un peccato perché comunque il nuovo disco secondo me è molto riuscito, alterna le solite un po' canzoni alla Kings of Leon abbastanza rock, ha delle splendide ballate come Split Screen, che tra l'altro è uscita anche come singolo. Assolutamente un disco, secondo me, per chi ama rock, un disco da ascoltare senza se e senza ma. Così come una chicca che è uscita ultimamente, ed è il disco che si chiama Diary at London Bridge Studio, inciso dai Sunny Day Real Estate, ovvero una di quelle band che in pochi conoscono, uscita dalla Seattle di metà anni 90, questo disco è del 94 appunto, che loro hanno reinciso dalla A alla Z,
aggiungendo anche un paio di tracce inedite che hanno rilavorato in studio. E cosa fanno in questo disco i Sunny Day Real Estate? Semplicemente reincidono dall'inizio alla fine tutto quel disco epocale che si chiama appunto Diary, dandogli una nuova veste assolutamente, secondo me, ancora più matura rispetto a quando lo incisero originariamente. È un disco imperdibile, suonato in una location storica di Seattle, appunto, con studi, il London Bridge, per intenderci, sono quegli studi dove sono stati incisi moltissimi dischi che tutti amate, che tutti amano, dei primi anni 90, della Seattle, dei Soundgarden, degli Alice in Chains, per intenderci. Ed è un disco che, se volete, non c'è niente di nuovo, è un po' come gli Incubus che hanno reinciso Morning View, che quello lì invece è un disco che secondo me non andava reinciso. Diary invece ci sta. Nulla toglie a quel capolavoro del 94, ma qualcosa aggiunge. E ascoltandolo capirete il perché. Altro disco assolutamente imperdibile secondo me è Two Old Trains, il nuovo disco degli Shellac, del ormai, purtroppo si può dire, compianto Steve Albini, il grandissimo Steve Albini, che ha prodotto tante di quella roba che, cioè, ovviamente dai Nirvana ai Pixies, da PJ Harvey a tantissimi altri nomi, anche i Mets, che, di quali parlavo prima appunto. Il produttore, o meglio, lui non gli piaceva neanche che le persone lo chiamassero produttore, ma semplicemente quello che registrava i dischi. Uno dei più grandi registratori di dischi di sempre, purtroppo è scomparso solo da qualche giorno, e l'uscita di questo nuovo disco dei Shellac è avvenuta comunque, anche giustamente, ed è diventato quasi un tributo allo stesso Albini, e per me è un disco assolutamente imperdibile di questo periodo. Mi spiace davvero tanto per la perdita di questo grandissimo musicista e tanto altro. Parlando un attimo invece di pop, sono usciti tre dischi di tre pesi massimi del mondo del pop contemporaneo. Sto parlando di Billie Eilish con Hit Me Hard and Soft, Taylor Swift con The Tortured Poets Department e Dua Lipa con Radical Optimism. Tre dischi eccezionali, secondo me, che io vi invito ad ascoltare anche se casomai ascoltate generalmente altra musica. Non ha importanza, soprattutto quello di Billie Eilish, che secondo me porta avanti la sua ricerca musicale in nuovi terreni, dove la fanno da padrone delle ballate decisamente riuscitissime e dove si riesce a capire quanto questa ancora giovane ragazza forse il meglio lo debba ancora dimostrare, nonostante il terzo disco in successione sia una bomba, come i due che appunto l'hanno preceduto. Dua Lipa invece è pop, proprio più pop pop. Eppure è un disco che si ascolta molto bene, molto commerciale, molto ben prodotto. È un disco che può andare bene per quest'estate. Se avete anche bimbi o bimbe sicuramente lo adoreranno, perché comunque è pieno di canzoni commerciali ma riuscite, scritte con classe ed eseguite ancora con più classe. Mentre la Taylor Swift, così amata e odiata da tanti, per la prima volta col suo nuovo disco mi ha veramente, non dico conquistato perché è una parola un po' troppo forte forse, ma il mio interesse verso questo disco è stato altissimo dall'inizio alla fine, cosa che non mi è mai capitata con gli altri dischi della Swift, che arrivati più o meno a metà mi iniziavano terribilmente ad annoiare. Questo invece è un ottimo disco, secondo me pop, da ascoltare anche questo sempre in quest'estate che sta per arrivare. E anche se ascoltate rock così, open your mind, andate oltre certe cose e provate ad ascoltarlo. Poi casomai mi direte: Luca, non mi piace, e buonanotte alla fine. Altro disco invece, che ci sono anzi due dischi che non vedo l'ora di ascoltare, ma che per ora sono usciti solo i due primi singoli, ovvero il nuovo disco dei Wonder Horse, che è praticamente un gruppo fondato da
sto tizio del quale non ricordo il nome, ma è praticamente quello che nella serie TV Pistol, quella sui Sex Pistols, faceva il interpretava Paul Cook, il batterista appunto della band inglese. Lui ha anche una band appunto che sono i Wanderers, e uscirà il loro secondo disco che si chiama Midas. Per il momento è disponibile il primo singolo, che è una bomba, e loro sono sicuri, sono sicurissimo, non sicuro, sicurissimo, che potrebbero essere follemente amati da chi ama certe sonorità indie, ma soprattutto certe sonorità grunge. Loro sono molto giovani, saranno il gruppo di supporto del concerto che i Fontaines DC terranno a Milano in novembre, in supporto all'uscita del loro quarto disco che si chiama Romance, e sarà disponibile dal 23 agosto. Per il momento c'è solo un pezzo che si è potuto sentire, in realtà c'è anche Favorite che hanno fatto dal vivo, ma non esiste ancora una versione in studio, non è disponibile ancora. Per il momento il singolo, e che singolo, è Starburster, che è incredibile perché porta avanti il discorso già iniziato dai nostri irlandesi con Skintifia a un livello ancora più riuscito e intrigante. È uno dei dischi che non vedo l'ora di ascoltare. Spero di riuscire a metterci le mani prima di fine agosto, in modo da riuscirvi a fare una recensione già per l'uscita del disco stesso. Mentre un disco che mi sono appuntato di ascoltare bene, ma non ho avuto ancora il tempo di farlo, è il nuovo di Saint Vincent, All Born Screaming, dove addirittura in due canzoni c'è pure Dave Grohl alla batteria. Ma di questo non ve ne parlo per il momento perché non l'ho ascoltato come si deve. Mi piace parlarvi di dischi, ma anche di film, di tante altre cose quando le ho fatte mie. Per il momento vi invito comunque ad ascoltarlo, perché Saint Vincent è comunque sempre garanzia di qualità. Per questa puntata è tutto, ci risentiamo presto, forse, non lo so, vedremo. E niente, vi invito a continuare a seguire questo podcast, oltre che ormai sui vari Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music, anche su YouTube Music e YouTube. Perché, vi svelo una cosa, questo podcast era nato come una serie di video che io mandavo in loop con la mia voce che parlava delle nuove uscite. All'epoca si chiamava Video Recensione in Pillole, wow, che fantasia. Ma poi mia moglie mi disse: ehi, ma quello che stai facendo è un podcast. E in effetti ormai è 2 anni e mezzo che questo podcast è nato da quell'idea lì. All'epoca pubblicavo tutto su YouTube, e dopo, andando invece su via podcast, non riuscivo più a pubblicare su YouTube, e adesso invece è tutto tornato laddove era iniziato. Ci sentiamo molto presto. Per questa puntata è tutto, è la puntata del caffè, prima o poi arriverà, forse non d'estate, perché il caffè ad alcuni in estate piace berlo freddo e io non sono esperto di caffè freddi. Mi piace il caffè amaro, caldo. È tutto, a presto, ci si sente.